Ritorno alla vittoria al San Nicola dopo 46 giorni di astinenza, aggancio al terzo posto e un'imbattibilità che dura da 2 mesi e mezzo. Nell'Immacolata del Bari ci sono solo buone notizie, quelle confezionate dal sofferto quanto prezioso 2-1 al Potenza firmato da Simeri e Terrani, con la prodezza di Emerson in grado di riaprire la partita fino al fischio finale. Biancorossi che agganciano Ternana e Potenza in terza piazza e arrivano a 13 risultati utili di fila. Vincenzo Vivarini chiede maggiore entusiasmo in vista della coda del 2019. La strada è questa, è chiaro che c'è sempre tanto da lavorare, soprattutto su un aspetto, quello di dare entusiasmo a questa squadra, perché abbiamo un problema che, nonostante che si vince 3-0 fuori casa, magari siamo sempre un po' tristi, e invece dobbiamo sottolineare il grande lavoro che sta facendo questa squadra e questi giocatori, quindi dobbiamo fare i complimenti. Quarto KO stagionale per il Potenza, sempre sconfitto negli scontri diretti. Al San Nicola i 3 punti sono andati al Bari, ma gli applausi vanno a entrambe le squadre. Mister Raffaele si tiene stretto lo spirito dei suoi. Ho visto la squadra con personalità, anche durante il momento difficile della partita. Sia prima che dopo il gol di Emerson abbiamo assaltato la metà campo avversaria, abbiamo creato diverse situazioni anche su palla inattiva perché guadagnavamo angoli, punizioni laterali. Se 13 sono i risultati utili di fila del Bari, altrettante sono le partite consecutive senza vittorie per il Bisceglie. Nello scontro diretto di Rieti i nerazzurri agganciano per 2 volte gli avversari, a segno con Esposito e Marino, grazie ai centri di Letizia dal dischetto e Montero nel finale, ma devono ringraziare il portiere Borghetto che para un rigore a Marcheggiani e non sfruttano mezz'ora in superiorità numerica. Terzo 2-2 consecutivo dopo quelli contro Cavese e Paganese per il Bisceglie, ancora terz'ultimo. Chi sorride e si gode la seconda piazza è invece il Monopoli, sul neutro del Viviani di Potenza contro il Picerno e un acuto del solito Fella, 12° centro stagionale e record personale tra i pro superato, a regalare la 6ª vittoria nelle ultime 7 partite ai biancoverdi di Scienza, ora secondi a -9 dalla vetta occupata dalla Regina. 3 punti d'oro per classifica e panchina di Bruno Trocini, quelli ottenuti dalla Virtus Francavilla contro la Cavese. La rete di Puntoriere nel finale di primo tempo permette di ritrovare una vittoria assente dal 13 ottobre e di fare un balzo in 12ª posizione.